la street art la definisco come arte fatta in strada. Può essere giocoliere al semaforo, come il madonnaro sotto il monumento che si guadagna da lavorare. Stanno facendo arte in strada. Non torniamo all'artista che viene fatta la commissione dall'alto e poi dall'alto viene calata un'opera e il cittadino non ha modo di interagire. Niente, queste officine qua per l'appunto hanno una storia alle spalle molto molto importante per la città di Reggio, ma anche per l'Italia. I graffiti noi siamo ancora un po' troppo ghettizzati, nel senso che il nostro pubblico sono sempre altri artisti che fanno questa disciplina, che appunto si applicano in questa disciplina. Quindi non è proprio una vera e propria arte, perché siamo un po' ghettizzati anche noi, forse ci piace anche sentirci un po' ghettizzati. No, perché sai la reazione spontanea che hanno tutti, no? Arrivano, guardano, poi si guardano attorno e vedono che c'è una cosa differente dagli altri muri, sono tutte donne. E restano un poco sorpresi, anzi si domandano, ah, sono tutte donne? E la risposta è, ah, però pure loro sono brave. Cioè, non ho capito, ma che significa pure loro sono brave? Non siamo differenti.